Camut è un marchio che utilizza il grano corasano o turanico, un grano antico, ma noi in Italia continuiamo a dire il Camut. Questo fa capire quanto sia diventato potente questo marchio nell'immaginario del consumatore. Alcenera, azienda biologica 100%. Prima facevate il Camut. Per tanti anni. Si può dire il Camut? Esiste il Camut? Bueno, Camut è un marchio. È un marchio registrato, quindi si può dire, ma un marchio non è un grano. Il grano è appunto il Corasan. Camut non è un nome di un grano, è il nome di un'azienda in qualche maniera, o un nome privato, nel senso registrato. Spesso si è confuso Camut con la specie varietale. C'è stata intenzione in questo? Ma io credo che ci sia stata superficialità. È come quando prendiamo il nastro adesivo e gli dice passami lo scotch. C'è cascata anche l'Europa. Nel 2011 tra i cereali che possono provocare intolleranze, parliamo di glutine, ha inserito tra grano, segale, orzo, avena, farro anche Camut, il nome del marchio commerciale. Successivamente un regolamento delegato numero 78 del 2014 ha fatto degli errata corrige. Nel 2014 l'Europa si accorge del grave errore. Camut è un marchio registrato di un tipo di grano noto come grano corasano. Ma intanto nel corso della storia la massa comune di gente gli è rimasto inculcato. Il Camut non è lei continua a metterci l'articolo perché lei pensa che la gente lo conosca così. Un equivoco che ha contribuito alla fortuna in Italia di Camut, un prodotto tra i più costosi sugli scaffali tra farina e pasta, derivati da un grano biologico voluto dal fondatore americano Bob Quinn. Oggi l'amministratore delegato è suo nipote Trevor Blythe. Il regolamento europeo ha messo il Camut addirittura nel 2011 nei cereali. Siete stati furbetti, è vero? C'erano informazioni errate nel regolamento e questo ha richiesto diversi anni di lavoro per correggerlo. Ma vogliamo che i consumatori sappiano che il grano Camut Corasan è un marchio che certifica la produzione biologica e dà garanzia di non essere mai ibridato, mai modificato e mai OGM. Dove viene coltivato? Il Corasan Camut è coltivato nel Montana centro-settentrionale e in Canada. L'idea originale di Bob Quinn, mio zio, era di sostenere gli agricoltori locali aumentando il valore di questa speciale varietà di grano. È un grano antichissimo che è nato nell'area del Mediterraneo, poi all'improvviso ce lo ritroviamo coltivato in Nord America, dove ci hanno messo un marchio e l'hanno fatto diventare un simbolo. Camut, solo che sono stati bravi a generare un equivoco, a confondere il consumatore tra marchio e grano, un equivoco che è anche finito all'interno del regolamento europeo. Questo grazie alla comunicazione, sono stati anche molto furbi nel cavalcare una leggenda poco credibile, quella sull'origine del seme che sarebbe stato ritrovato, secondo la leggenda, all'interno di una tomba egiziana. Poi però l'hanno seminato in Montana e in Canada. Oggi l'Italia è il primo paese al mondo per importazione di Camut. È un grano certificato biologico al 100% e viene controllata tutta la filiera, dal seme alla coltivazione, alla spedizione, all'esportazione. E in Europa c'è una società in Belgio che lo distribuisce in esclusiva in tutta la comunità europea. E però quando entra in Italia, per essere certificato biologico deve avere determinati requisiti. Non devono esserci tracce di diserbanti. Il glifosato, per esempio, non può superare lo 0,01 mg per chilo. Solo che c'è un particolare, che in Canada ne usano tantissimo di glifosato nell'agricoltura convenzionale. Ne spruzzano tanto anche con gli aerei e forse qualche volta qualche cosa scappa, ed è successo che qualcuno all'improvviso è andato a vedere dentro il Camut importato qui in Italia, il nostro Bernardo Iovene. L'Italia è il maggiore cliente di Camut in Europa e nel mondo, ma della storia dei contadini del Montana e del Canada sulle nostre etichette non c'è traccia. Ad esempio, fino a qualche mese fa, prima che intervenisse l'antitrust, la DG commetteva Camut in Bella Vista,
poi specificava metodo De Cecco secondo la ricetta di oltre 130 anni, la bandiera tricolore e Made in Italy, ma dell'origine del grano nessuna traccia. La Coppi invece si limita a scrivere, ma ci vuole il microscopio, agricoltura nowhere. Siamo stati poi al pastificio che fa la pasta Kamut per Conad. La provenienza di questo grano qua ve la indica Conad? No, Conad, è Kamut. È Kamut? Kamut. Secondo me vi sbagliate, Perché Kamut a noi ha detto, siamo orgogliosi che viene dal Canada, ma qua non c'è scritto. No, c'è scritto, c'è scritto. Dovrebbe essere scritto. Lo troviamo. Solo dopo attento studio di tutto il laboratorio del pastificio, ne veniamo a capo. Ecco, agricoltura, nowhere, non Canada, nowhere. Nowhere, sì. Non si capisce, anche se le norme lo permettono, perché noi consumatori dobbiamo essere trattati in questo modo. Dei maggiori pastifici che producono Kamut Khorasan in Italia, solo Felicetti scrive in modo accessibile alla vista la provenienza. Origine del grano Canada, no? Certo. Lo scrive proprio in bella vista. Tutto quello che arriva in Italia viene da questa zona qua? Non lo so, probabilmente perché c'è solo un importatore, no? Europeo. Sì. In Italia? E troviamo scritto Kamut, però facciamo fatica a capire la provenienza. Se io vedo sull'etichetta, devo far fatica a trovarlo. Non we, non c'è scritto Canada. Non controlliamo ciò che menzionano sulla confezione, ma siamo felici quando possiamo parlare di dove è coltivato ormai da 30 anni. I nostri clienti hanno imparato ad apprezzare la costante qualità alta che proviene da questa regione. Questa regione, il Canada, però da noi non gode di buona fama, grazie al massiccio uso di glifosate. Parliamo chiaramente di agricoltura convenzionale, il nome commerciale è Roundup. Noi stessi di Report siamo stati proprio in quella zona qualche anno fa. Spruzziamo Roundup, principalmente Roundup, uccide tutto ciò con cui entra in contatto. In primavera spruzziamo il glifosato sul terreno prima della semina per uccidere le erbacce. Dopo la semina, quando il grano germoglia, diamo un'altra spruzzata di erbicida, poi il fungicida. Infine, prima del raccolto, spruzziamo il glifosato per far maturare in maniera uniforme il grano. Il glifosato viene assorbito dalla pianta e finisce dentro i semi. E finisce nei prodotti come la farina, la pasta. Il grano prodotto a marchio Kamut viene presentato come assolutamente biologico e per essere certificato come tale in Italia i residui di glifosate non devono superare lo 0,01 parti per milione. In maniera esclusiva siamo venuti a conoscenza di un'allerta glifosate lanciata dalla Federazione Biologica Italiana nel 2017. All'interno del settore è mai uscita all'esterno. Federbio accetta di parlarne. Allora, voi fate l'allarme, no? Allerta glifosato su Kamut. Qua io leggo, su una spedizione, ben 4 container su 5 sono risultati contaminati. Sì. Cioè, 4 container su 5, no? Contaminazioni da glifosate. Sì. No? La lamentela sostanzialmente era, ci viene dichiarato conforme e quando arriva in Italia non sempre è conforme. Vuol dire che erano superiori ai limiti consentiti? Allora, il limite, ripeto, in Italia è un limite che è molto basso, cioè 0,01 parti per milione, significa praticamente poco sopra, cioè che c'è, punto. Qua si parla anche di frequenti contaminazioni, cioè... Esattamente. Questa cosa qua non è solamente quei 4 container, no? Allora, parte questo nostro allerta, no? Che dice semplicemente, attenzione, fate più analisi, in sintesi. Questa nostra comunicazione evidentemente è stata mandata da qualcuno di questi di indirizzo a Kamut, esatto, i quali ci mandano una bella letterina in cui sostanzialmente ci accusano di millantato di allarme, ma nel fare questo dicono, ma insomma di cosa vi stupite? Il glifosato è ampiamente utilizzato non solo in Nord America ma anche in Europa, incluso l'Italia, ricerche l'hanno trovato nel latte materno, nelle urine eccetera eccetera, quindi c'è una presenza diffusa. Hanno ammesso che il problema c'era, sostanzialmente. La lettera di Kamut è firmata proprio da Trevor Blight. In Italia
siamo venuti a conoscenza che c'è stata una allerta glifosate su Kamut. Questa è un'affermazione abbastanza forte. Ne sono sorpreso perché tutto il grano Khorasan Kamut è coltivato biologicamente. Abbiamo un ampio sistema per garantire la correttezza del prodotto e da anni facciamo studi, perché questo non è un problema solo per una regione. Il mondo intero è effettivamente inquinato dal glifosate. Quindi c'è stata questa contaminazione? C'è glifosate ovunque ci sia l'agricoltura convenzionale. Abbiamo controlli nel nostro sistema e in passato abbiamo trovato pochissimi casi di tracce limitate. Le abbiamo trovate e bloccate. Noi abbiamo notizie, periodo del 2017, 4 container su 5 sarebbero stati contaminati, che c'erano frequenti contaminazioni. Non ne sono a conoscenza e sono molto sorpreso dei numeri di cui parla. Sono sorpreso e penso che non sia corretto. Il grano Kamut Khorasan viene sempre fornito come biologico certificato e lo prendiamo molto sul serio. Ma queste certificazioni avvengono in Canada. Ci può dire quali sono i limiti in Canada? I limiti per la certificazione in Canada non sono importanti per noi. Ciò che conta per noi sono i requisiti in Italia. Ho capito, però possiamo sapere che tipo di limite c'è in Canada sul glifosate? È più alto, ma in realtà non posso dirti quel numero perché non ci faccio caso, perché ci stiamo concentrando sui limiti per l'Italia. È impossibile. Conosce quelli italiani, non conosce quelli in Canada. In Canada l'agricoltura convenzionale utilizza il glifosate. Affinché un prodotto possa essere venduto in Canada come biologico, il limite è più alto. In Europa invece non è ammessa la presenza di glifosate nel biologico e il regolamento dice che nel caso ci fosse un sospetto va fatta un'indagine per eliminare ogni dubbio e capire se è una presenza accidentale oppure una frode, ed è quello che ha chiesto Federbio agli importatori, ai molini, all'ente italiano di certificazione, ma dopo l'intervento di Kamut si è fermato tutto. Non si è fatto più nulla. Non si è fatto assolutamente più nulla ed è improvvisamente comparso il Kamut convenzionale sul mercato italiano. La domanda è perché? Già, perché è l'altra faccia sorprendente di questa storia. In sordina, De Cecco, il pastificio più importante d'Italia, sulle confezioni di pasta Kamut passa da grano Khorasan d'agricoltura biologica a marchio di grano Khorasan non biologico. Come mai non è più biologico il Kamut di De Cecco? Non se n'è accorto nessuno in Italia, però non è biologico. Quando ci sono state sempre più discussioni sul glifosate, che forse erano infondate, abbiamo semplicemente preso la decisione di consentire ai nostri clienti di decidere cosa mettere sulle loro confezioni. Quindi preferiremmo che dicesse biologico sulla confezione, ma questa è una loro scelta. Forse c'è stato qualche problema, no? Nel senso, non penso che De Cecco avrebbe omesso di scrivere biologico se questo è grano biologico. Penso che questa sia una discussione da avere con De Cecco, poiché forniamo grano Kamut Khorasan sempre come biologico. Questo è il nostro lavoro. Il grano Khorasan a marchio Kamut certificato in Canada arriva in Europa ad un unico importatore, Ostara in Belgio. In Italia, negli stessi container, arriva già certificato ai vari molini che trasformano il grano in semola. Qui siamo da Grassi a Parma, è uno dei più importanti ed è il fornitore di De Cecco. Un ex dirigente del pastificio ci mostra un'email che comunica la decisione presa dal cavalier De Cecco in persona. Di seguito riporto quanto discusso questa mattina con il presidente, che è il cavalier Filippo Antonio De Cecco, per la questione Kamut. È stato deciso che proseguiremo la produzione delle linee pasta di Kamut e dei prodotti bakery a base Kamut in modo convenzionale, tra virgolette, ossia non dichiarandoli bio. Perché non era biologico? Certo. Nella stessa email chiede di autorizzare il Molino Grassi di trasformare le 327 tonnellate di grano che gli avevano bloccato. Inoltre ordine a Ostara, unico importatore europeo di Kamut, il quantitativo di grano Kamut necessari al fabbisogno e che erano stati sospesi. Evidentemente dalle analisi questo risultava. Non riuscivano a mantenere la qualifica di bio. C'è un'altra mail dell'ex amministratore delegato del 10 ottobre. Da dove si evince che non solo la decisione del presidente di andare sul no bio è dovuta al fatto che le semole non garantiscono la qualità bio, ma la scelta non biologica porterà nelle casse di De Cecco un risparmio complessivo di 500.000 euro l'anno. Quindi il passaggio da Kamut a Khorasan per la De Cecco porta un vantaggio di 500.000 di euro.
Ora, De Cecco con noi non ha voluto parlare, ma è un dato di fatto che dalle sue confezioni di pasta ha tolto la parola bio, ha lasciato solo il marchio Camut. Gli va dato atto che nella sua strategia di non correre rischi è stata però trasparente nei confronti dei consumatori. Gli viene facile, però lo dobbiamo dire, perché quando punti su un marchio così forte come quello di Camut, anche se togli la parola bio, insomma, la gente, i consumatori che lo acquistano hanno la percezione di comprare qualcosa di biologico a prescindere. Però insomma, che cosa è successo? È successo che all'improvviso su 5 container, 4 che importavano grano Camut avevano delle tracce di glifosato. Ora, non è ovviamente un problema di salute, lo diciamo chiaramente, ma di certificazione biologica sì, perché in Italia non sono consentite, tollerate presenze di glifosato superiori allo 0,01 mg per chilogrammo. Ora, in base al sistema delle certificazioni europee, se uno importa grano non europeo, quindi no UE, deve in qualche modo accettare la certificazione del paese che importa questo grano, in particolare è la ditta del Belgio. Poi le ditte italiane che a loro volta lo importano e lo lavorano, se vogliono possono fare delle analisi indipendenti. De Cecco l'ha fatta e ha tolto la parola bio. La Coop, che abbiamo consultato, invece pare non sia interessata. La Conad con noi non parla per principio, però il nostro Bernardo Ione ha rintracciato i pastai che per Conad preparano la pasta col Camut. Come si sono comportati? Qui siamo al pastificio Gigi, dove fanno pasta con proprio marchio e per conto terzi, e anche pasta Camut per Conad. Ci sono pervenute in forma anonima le analisi sul lotto di semola Camut che il pastificio acquista dal Molino Grassi, con la presenza di glifosate oltre i limiti consentiti nel biologico, 0,023. Rientravano alla fine nei limiti biologici della contaminazione. Quello che ho io, no? È 0,023, dovrebbe essere 0,01, cioè siamo molto oltre, diciamo, no? Sì. Quindi, insomma, se si trova lì, deve essere declassificata. Però avete chiamato Camut, avete chiamato qualcuno quando l'avete certo, trovato? Abbiamo segnalato il problema a Camut, che però ci diceva che a lui non risultava e quindi ci invitava a far controanalisi. Controanalisi nello stesso laboratorio? No, un altro laboratorio. Scelto da voi o indicato da loro? No, è un laboratorio riconosciuto. Ma è indicato da loro o scelto da voi? No, abbiamo scelto noi. È un nostro laboratorio con cui lavoriamo. La nostra fonte ci dice invece che il laboratorio sarebbe stato indicato da Camut e non ha riscontrato tracce di glifosate eccedenti per il biologico. A questo punto uno dei due laboratori si è sbagliato. Il Molino Grassi, che trasforma il grano Camut in semola, ci scrive che non risultano segnalazioni da parte dei clienti in merito alla presenza di glifosate. Natura Sì è la catena di distribuzione simbolo del biologico. Fanno controanalisi di tutti i prodotti che vendono. Abbiamo trovato sul grano direttamente un risultato di 0,013, quindi invece che essere 0,01 è 13. Questo qua sostanzialmente abbiamo respinto la partita. Sempre di Camut. Sempre di Camut. Però mi parli chiaro, no? Sì. Cioè, voi lo state dismettendo proprio perché avete trovato delle tracce anche se al di sotto della legge? Allora direi, noi cerchiamo di spostare tutti i nostri prodotti nel nostro ecosistema. Ho capito, dico, quindi voi tra poco non lo venderete più il Camut, questo volevo capire. Noi stiamo spingendo molto sul triticum turanicum, visto che il triticum turanico è esattamente la stessa sottospecie. Quindi state spingendo per questo grano italiano, sì. E un po' alla volta il Camut non lo venderete più. Tendenzialmente è una strada che stiamo percorrendo. Una strada percorsa già da Alcenero. Alcuni dei prodotti Camut erano in assoluto quelli più venduti, ma da qualche anno, sarà un caso, proprio in coincidenza dell'allerta glifosate, ci hanno rinunciato. A noi è capitato di trovare delle tracce assolutamente nei limiti di legge, e poi credo che ci sia stato chi ha avuto anche problemi più grossi dei nostri, no? Quindi non soltanto tracce. È chiaro che un prodotto biologico, il glifosato, non ce lo deve avere. La nostra decisione fu di
lasciare il Camut e di passare al Corasan, fatto in Italia, perché questo è il nostro obiettivo, era fare una filiera, no? In Italia. E quindi adesso abbiamo questo qua. Questo qui è Corasan, sì, quindi vuol dire ce l'abbiamo italiano. Anche se per noi oggi è un prodotto decisamente marginale rispetto a quello che era il Camut. Ci avete perso? Decisamente marginale. Beh, dal punto di vista del fatturato, molto. Cioè, masochisti proprio siete. Abbiamo un po' sottovalutato la forza della, no? Della notorietà della del marca. Marchio, certo, canadese, certo, diciamo. Però l'avevamo messo in conto. Secondo lei perché Alcenero non ha lasciato Camut? Ci è dispiaciuto che Alcenero abbia lasciato il nostro progetto. Non conosco le ragioni della loro decisione. Siamo anche rimasti delusi dal fatto che Natura Sì stia lasciando Camut. Anche loro si stanno concentrando sul sostegno agli agricoltori locali. Allo stesso modo è iniziato il nostro progetto. È chiaro che ha influito aver trovato, attraverso delle analisi, insomma, che noi abbiamo anche visto, questi residui di glifosato, insomma, che ci sono stati. Il grano Camut Corasan viene sempre fornito come biologico certificato ed è una cosa che prendiamo molto seriamente. Sicuramente, ma se poi vuoi essere certificato bio anche qui in Italia, le tracce di glifosato sul grano non possono superare lo 0,01 mg per chilo. Qui invece siamo arrivati allo 0,013. Non è un problema di salute, lo ribadiamo, è solo un problema di certificazione bio. E Natura Sì, che punta tutto sul bio, si è fatta le analisi in maniera indipendente. Ha deciso di sostituire i fornitori canadesi e di puntare tutto sui coltivatori locali di grano Corasan, insomma, di creare, pensa anche di poter controllare meglio tutta la filiera. Stessa strategia la ha adottata anche Alcenero, che però abbiamo sentito ha pagato caro il fatto di aver abbandonato un marchio consolidato come quello del Camut. Ma perché questo grano è tanto ricercato? Chi mangia un piatto di pasta fatta con grano Corasan o Camut, a marchio Camut, cosa mangia? Questo è Corasan. Questo è Corasan. Tornati, stiamo parlando di un marchio, di un grano noto in tutto il mondo, il Camut. E noi in Italia siamo i primi importatori al mondo di questo tipo di marchio. Solo ci siamo accorti che è in realtà una varietà di grano, il Corasan, che produciamo pure noi. Ce l'abbiamo anche noi, ce ne siamo accorti dopo tanto tempo e abbiamo cominciato a coltivare una filiera. Ed è un bene perché a quello che sembra, in base ad alcune ricerche, si tratta di un grano che ha delle grandi qualità e proprietà. Anche gli americani che hanno creato il marchio Camut hanno coinvolto le università italiane per studiarne le proprietà. Vediamo quali sono. Questo Corasan. Questo è Corasan. Provare per credere, siamo stati prima da Mario Ferrara, cuoco di origine lucana, ci ha cucinato un Corasan Camut, aglio, olio, pomodoro e basilico. Un grano molto profumato. E, personalmente mi porta un po' indietro nel passato. Bambino, figlio di contadino, scorazzavo nei campi di Senatore Cappelli, per esempio, no? Ecco, mi porta un po' a quei tipi di grani lì. Poi siamo stati da Fabio Fiore, qui si mangiano rigatoni alla matriciana e tonnarelli cacio e pepe. Sottoponiamo un Corasan Camut alla dura prova del fusillo. Prima l'assaggio in bianco. Unita, compatta eppure la cottura è uniforme. Mi rimane una dolcezza, mi ricorda qualche frutto secco. Il fusillo tiene e allora lo ammazziamo definitivamente con cacio e pepe. Simone Salvini invece cucina un Corasan italiano. Questo è un grande omaggio alla terra siciliana, proprio per gli ingredienti che stiamo utilizzando, dal grano alle mandorle, ai fagioli e ai pomodori. È come se fosse un archetipo del grano, davvero straordinario questo Corasan. Io magari me la mangio tutta questa. Bisogna specificare che il Corasan è un grano antico con caratteristiche di alta digeribilità, antiossidante e antinfiammatorio. Camut, in convenzione con l'Università di Bologna, ha testato il suo grano Corasan in vitro su cellule in coltura e su animali da laboratorio.
nel Kamut Khorasan cresciuto negli Stati Uniti, il contenuto di selenio e di nutrienti antiossidanti era decisamente più alto. E abbiamo visto che la risposta era migliore negli animali che erano stati alimentati con il pane o con la pasta a base di farine di Kamut Khorasan, migliore nel senso che l'effetto infiammatorio si vedeva di meno. Sull'uomo invece Kamut si è affidato all'Università di Firenze, che ha sperimentato i suoi prodotti su 20 pazienti che avevano problemi e intolleranze con i cereali. Per 2 mesi voi gli avete dato tutti questi prodotti? In questo caso solo Kamut. Solo Kamut. Avevano subito dei miglioramenti in termini di gonfiore e di dolore addominale sin dalla prima settimana, con un miglioramento della qualità della vita tipo nel giro di un mesetto, che era abbastanza importante. La cosa importante è che noi abbiamo trovato gli stessi risultati anche su grani che non sono a marchio Kamut e che hanno le stesse tipologie di cose. I grani antichi, in particolare il Khorasan, hanno quindi una funzione antiossidante e sono più digeribili. Questo è un campo italiano tra Basilicata e Puglia. La spiga del Khorasan è alta, da cui si ricava un chicco più lungo, un po' curvo, a forma di banana. Ed è il grano che ha utilizzato il professor Bonucci, oncologo. Lo ha sperimentato a base della nutrizione su 56 malati di tumore al polmone per 3 anni. Abbiamo avuto un miglioramento della nutrizione, un miglioramento della qualità della vita, un miglioramento del sistema immunitario e poi abbiamo visto anche questi pazienti avevano una sopravvivenza migliore. Mangiando pasta, pane, crackers, biscotti, fette biscottate di Khorasan. Lei per 3 anni con 56 pazienti ha dato questo tipo di dieta? Certo, una nutrizione, perché non è una dieta, una nutrizione a base di pesce, quindi vegetali, cereali, in questo caso grani antichi, Khorasan. Il Khorasan in Italia c'è ed è anche con qualitativamente buono. Insomma, dopo il cappello, il Khorasan, questo grano che dà risultati sorprendenti, è differente da un grano duro normale, nella forma e nel colore. Questo è Khorasan e questo è un grano normale. Questo è un grano Khorasan e questo invece è un grano normale. C'è una differenza enorme. Allora, può vedere anche la netta differenza di colore. Sa perché? Perché questo grano è ricco di polifenoli. Scopriamo ad esempio che sulle colline di Montebello nelle Marche gli agricoltori della cooperativa Girolomoni lo coltivano da 30 anni. Ne fanno solo pasta con il nome Khorasan grazie alla RAP. Qua è già spiegato, si vede la spiga molto grande. Chi lo riportò, questo grano, prima che arrivò nelle mani di mio padre, disse: se un giorno ricoltivate questo grano sarei contento che venisse chiamato come la figlia Graziella. Uccisa a 17 anni dai nazisti, aveva un cesto di panni, da lontano pensava che nascondesse del cibo per i partigiani, allora gli hanno sparato. In Toscana il Khorasan è sempre esistito e lo chiamano etrusco. Siamo nell'azienda agricola Il Cerreto. Si vede chiaramente, no? Il chicco è diverso. Si vede. Ecco. Questo è il Turanicum Khorasan. Per noi è l'etrusco, sì, poi ogni regione ha le sue denominazioni. Da quanti anni lo fate questo grano? Noi è circa 22 anni. 22 anni? Sì. Anche loro ne fanno pasta che entra nel circuito di Natura Sì, tutto biologico. Ogni zona ha le sue tradizioni con cui viene chiamato, però diciamo questo è per noi un grano originario che c'è sempre stato. Ecco, sì. Il fiore all'occhiello di cui dovremmo andar fieri è il Khorasan siciliano, qui lo chiamano perciasacchi. La caratteristica di questa varietà è che i chicchi sono allungati, da lì il nome perciasacchi, che perciare in siciliano vuol dire bucare, quindi perciasacchi vuol dire bucasacchi. A Castelvetrano Filippo Drago ha 4 mulini a pietra, dalle sue farine e semole esce pasta proprio col nome perciasacchi e poi il pane e tutti i prodotti da forno. Questi grani hanno dei profumi e dei sapori che sono distinguibilissimi, quei profumi di aneto, meliloto, finocchietto selvatico, camomilla, che dal campo arrivano fino alla tavola. Per mantenere la purezza della varietà del seme in tutta la regione ci sono già registrati 56 custodi per 19 varietà riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, come Giuseppe Di Rosi.
Da noi si chiama Perciasacchi, Strazzavisazzi, Gnolo, vince a tutti, ma anche 700 anni, probabilmente perché è una delle varietà più antiche che è arrivata qua in Sicilia. Non ha bisogno di erbicidi perché le piante infestanti non riescono a sovrastarlo. Quindi diventare custode significa tenere in purezza questo frumento. Sulla banca del seme Khorasan, la Sicilia è avanti a tutti. È un grano antico che ha origini mediterranee e molti pastifici lo hanno recuperato anche in Toscana, Puglia, Basilicata. Nelle Marche, Oriana Porfiri sta tentando di recuperarlo con Arcoiris e altre aziende biologiche. Seleziona i semi per ottenere più varietà di Turanico Khorasan. L'obiettivo è avviare una filiera che ruota intorno a questa specie di grano. Questo è il Khorasan. Questo è un Khorasan, quindi questo è già un campo tra virgolette puro di una varietà che è tra l'altro presentata in iscrizione al registro. Voi quello che state cercando di fare è un seme in purezza. Allora, non solo in purezza, un seme che abbia un nome, un cognome e una sua carta d'identità, ok? Che si chiamerà, come ti chiami tu? Bernardo, si chiamerà Bernardo. Bernardo nasce il giorno X, registrato al Ministero dell'Agricoltura. Specie Khorasan. Specie Khorasan o grano turanico. Ci mancava solo la varietà del grano Bernardo, però lui è una garanzia. Comunque la bella notizia è che dopo decenni di importazione di grano a marchio Khamut ci siamo resi conto che quel grano, quella varietà ce l'abbiamo anche noi, abbiamo creato una filiera che può coltivare una varietà di grano antichissimo che ha delle proprietà terapeutiche importanti perché è ricco di antiossidanti, e questo grazie a dei produttori, coltivatori, trasformatori, commercianti che hanno avuto la visione di pensare al futuro guardando al passato, e i custodi dei semi siciliani sono sicuramente un esempio da imitare e ampliare.